Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, momento che devo vedere sempre se il micro ci dovremmo sentire in teoria, però devo vedere il microfono. Come stai Axel? Come la va? Tutto bene, ci sentiamo bene? Tutto bene, ci sentiamo bene. Altro esperimento con la live per vedere se non crasherà. Buonasera Arlock, come stai? Bello. Ah, tra l'altro, ieri sera tutto quel puttanaio, ho scoperto che cazzo è stato. Perché dopo la live, come vi avevo detto, io volevo mettermi a fare dei test, del live test, senza che streamavo niente, proprio giusto per vedere come si comportava la connessione. Soltanto che il modem mi è morto completamente. Fino a stamattina, chiamiamo Eolo. E quella ci fa, no, guardi, nell'ultima settimana. Ora sei anche a te, Fier, benvenuto in live. Nell'ultima settimana abbiamo fatto dei lavori alla centralina qui vicino. E adesso che l'abbiamo finita, abbiamo resettato tutti i router. Il suo è morto e deve resettarlo di nuovo, no? Deve resettarlo di nuovo. E io giustamente l'ho fatto. Era per questo, probabilmente era per quel motivo che crashava la connessione ogni tanto, perché mi hanno detto, guarda, è perché noi staccavamo letteralmente la connessione da tutti i modem e me la riattaccavamo. E io giustamente gli dissi, puttana madonna, ma dirmelo che staccate la connessione? Ma va bene. Stasera si gioca a Bayonetta, quindi fanservice, patatonza. Per chi non c'era l'ultima volta, abbiamo affrontato Gioia, che è un angelo. È un angelo un po' mignoton, che copiava Bayonetta al 100%. Testuali. No, no, io giustamente gli ho sbottato perché, cioè, noi è tipo ormai una settimana che siamo bestemmi. Io ho provato di tutto, ho fatto 45.000 esperimenti con il router. Io ho fatto di tutto, ho modificato dei cose, ho modificato dei live. No, poi sbuca questa. No, guardi, le staccavamo internet. Dimmi tu se è normale. Dimmi tu se è normale. Come state comunque? Come stai, Fear? Come stai anche te, Arlock? Ho prenotato Elden Ring oggi. Ho detto, sai che c'è? Me la tolgo sta spina su HRK a 44 euro. Siamo partnership, però no. E siamo affiliati con HRK, spunto esclamativo HRK, andate su un link dal quale se acquistate mi supportate gratuitamente senza spendere una cosa extra. Comunque. Mi sono dimenticato, devo dire. Ah, ho prenotato coso. Ho prenotato Elden Ring perché ho visto a 44 euro, ho fatto mi. No, 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 non ho preso quella da 180 euro. Anche se ero tentato. Ero tentato, però se mi fanno un bel bundle PlayStation 5 Elden Ring. Che cazzo è successo? Grazie mille, Arlo, che è tornato per 11 mesi di fila. Con il Prime, grazie mille, bellissimo. Sì, dai bene, sono avanzato di arena su Clash Royale. Meno male, grazie mille veramente per la sub, Arlock. 11 mesi di fila, porca puttana, quasi un anno, Il prossimo facciamo l'anno. Sta a 44 euro, Arlock, sì, per PC, ovviamente. Lo dico. Non si sa mai. Anche perché appunto, 40. Poi ovviamente è quella tipo di cose. Non so se HRK lo fa, però. È quel tipo di pre-order in cui più si abbassa e più loro te lo faranno pagare quanto è basso e ti ridanno i soldi indietro. Solo per modo. Beh, 44 euro per un gioco che, tra virgolettoni, AAA, che dovrebbe costarne 60-70. Ci sta, eh. Poi, ovviamente, come ripeto, torniamo nel discorso del. Dipende dallo stile di vita delle persone. Dove cazzo è Bayonetta? Eccolo qua. Poteva aprire Steam, puttanaio. L'ho preordinato su HRK. Dove cazzo è il. Pippidi. Sega. Madonna dell'audio, porca puttana, che dolore alle orecchie. Sta anche su Instant Gaming. Allora, queste cose col fatto che mo sto qua a HRK non dovrei dirle. Però c'è sta pure su Instant Gaming. C'era anche su un sito che mi hanno detto: guarda, è sicuro, ma non mi sono fidato molto. A 35, ma non ve lo consiglio. Però Instant Gaming, Kinguin, HRK, Ineba, ci stanno dappertutto. Non dovrei dirlo, però lo dico. Perché tanto.
Allora, prendi baionetta per favore, per capitene. Se mi interessate, eh beh, Elden Ring, Elden Ring. Cioè, sì, è From Software. Sicuramente, cioè, non può uscire Dark Souls 2. Dark Souls 2 è stato un piccolo stronzo. È stato un piccolo, una piccola caduta. Ah, vaffanculo. Ah, è vero, sono un cretino. Spieta. Spieta tutto, fratello Samir. Devo riavviare il gioco di nuovo. Che palle. No, che cazzo ho avviato? Ho avviato Assassin's Creed Valhalla per sbaglio. Fermi, buoni, state buoni. Dov'è? Eccolo qua. Ho avviato Valhalla. Ah, cazzo. Ma si stanno facendo Bloodborne 7? Allora, sicuramente Bloodborne 2 in... secondo me in circolo ci sta. O un Bloodborne 2 o un porting su PC. Bra. Eh beh, il nuovo Dark Souls tecnicamente sarebbe Elden Ring. Allora, tecnicamente su un Dark Souls tu puoi farlo all'infinito un gioco. Però tecnicamente. Madonna, ma no! Oh! Che cazzo era? Me l'ha detto mio cugino, quello è il classico cugino che dice: c'avevo la PlayStation, c'è questa. Alla fine è uscita, può cacciarla finalmente fuori. Ci sarà sicuramente qualche cugino che l'ha fatta la memata. Perché collega un controller per configurarlo? Ce l'ho qui. Eccolo. Ok, non lo... Ah, lo dice in vari modi. Figata, non me lo ricordavo. Lo dico perché Arlok ha fatto una stream tempo fa su Dark Souls. Bravo, Arlok. Bravo. Bravo, Effimo. Noi ce lo siamo giocato tutta la Soul Series. Tranne Sekiro, ma quello prima o poi lo recuperiamo. Ve lo giuro, appena finiamo Bayonetta. Al posto di... Prima di fare Bayonetta 2 giochiamo a Sekiro. E dipende quale Dark Souls. I pattini, è vero, abbiamo sbloccato i pattini. Dipende quale Dark Souls. Elden Ring sembra molto più veloce. Sembra è un misto tra Sekiro, Dark Souls e Bloodborne. Che è sta musica, mod botta no? Beh, diciamo che se tu non hai mai giocato quelli prima, come primo. Perché è così alto? Gesù bambino. Diciamo che se quello è il tuo primo Tomb Raider, tanta roba. Beh, tocca dire che il mondo degli umani è messo bene. Non ho dell'acqua, mi sa. Non ho dell'acqua. Bevo la saliva. Quella, aspetta. Mamma mia, stava lì da una vita. È zucchero. No. È vero che adesso diventiamo un leopardo. Per qualcosa non importa. Esatto. Must drink. Ce n'è ancora un po'. Allora, fatemi ricordare. Porco Serisa, che cazzo stai facendo qua da sola? C'è una bambina con le guardie e... Boh, l'inferno. Ma va bene. Mommy. You're a mom? Questa tra l'altro è un paradosso grosso come una madonna, perché c'è... Se hai capito, è una mini baionetta che chiama se stessa mamma. Zia, non parlare di fare bambini, per favore. Cioè, è molto strano.
Not right now, right? Right? Yeah. Sei pronto per domani sera, Arlok? Sei pronto? Stasera non ho fatto mezza consegna, spero pure domani, ma ci stanno le partite, quindi non so. What? Cioè, appena si fanno verso le 10, sgomma a casa. Potremmo non parlarne in mezzo al tifone. Oh, now what? Don't play games with me. You've worked your magic on this poor defenseless child, haven't you? E cazzo stai di? You're a sad, sick woman. You know that? I was her age when you killed my father. Tanto con che occhiali, Cereza. You couldn't. Oh my god, you did, didn't you? You killed her parents. Ma che cazzo parti quella? Vabbè. She's better off with you. You two are more hassle than you're worth. No, tranquilli. Se succede così vi sparo addosso, Hoga in rage tanto. No good deed goes unpunished, and you never know when a monster may sneak up on you. Tra l'altro lei li vede. Perché c'ha delle lenti. Parte perché vabbè è Bayonetta, ma perché c'ha delle lenti degli occhiali particolari. No, no, cosa? The boobies. Anche se qua è molto meno formosa. In Bayonetta 2 è molto più... Non dico thick, però è bella più piena. Ho fatto schifo tanto. Ah, ma stavamo proprio dietro la fine del capitolo. Vabbè. Sì, lo so, ho fatto... A parte che non ho capito... Ah, perché sono morto tre volte... Sono morto tre volte contro chi? Ah, è vero che due volte si era buggato il... Il Cristo. Che stavo bestemmiando fortissimo. Non c'ho voglia di farla sta roba, no. Gesù Cristo è... È passata mia sorella strillando, mi ha fatto prendere un colpo. Passiamo prima da Satana. Perché abbiamo un'arma nuova. Yes. Dammi l'arma. Dammela, dammela, dammela. I pattini non mi ricordo che cazzo facessero. Ma zero proprio. C'hai i profumi, zio? C'hai i nuovi, sì, c'hai i nuovi abiti per Bayonetta, prendi, spreco i soldi, sì, i soldi. Vestiamo Bayonetta da... Niente. Niente, 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 già c'ha il primo abito che è tipo da mistress. Eh sì, avendo una casa di... grossa come una madonna di due piani per parlarsi da una parte all'altra della casa, tocca strillare. Ah, è un boss? Così. Non capisco. Non hablo tu idioma. La temperanza. Like a fucking celebrity in this town. No, ma l'hanno tradotto malissimo. Hanno tradotto una celebrità del cazzo. A fucking celebrity è tipo una fottuta, tipo un pezzo grosso, non una celebrità di merda. Ma scusate. Ma perdonami. Ma chi cazzo l'ha fatta la rushes at me like crazed fans. They still haven't figured out that I don't give autographs. Ma questa sembra palesemente la mamma di Dante di Devil May Cry. Vabbè. Vabbè, sta sempre a mangiare le calicca.
for the talkative types. How about we have a little fun instead? You did plan on having fun with me, right? There'll be plenty of time for pillow talk afterwards. Povero Doggo. Non me lo ricordavo fosse un boss così de botto. Bella. Dog, corri. Non mi ricordo dove devo andare. Vabbè, di qua, va a cazzo. Vabbè, ci ho preso, basta quello. Angelo di quelli. Sì, questo è tipo uno dei tre pilastri cardinali. Proprio che ti dicono anche. Anche nella. Nella cazzo di Bibbia. Non me lo ricordavo così peculiare il fight. Me lo ricordavo molto più semplice. Ah, senti, ho capito, va. E vaffanculo. Molla. Ma è rotto il cazzo. Ok, bisogna usare un po' di più. Perché altrimenti... Ella! M'ha preso. Vaffanculo. Tra l'altro vedete come loro hanno tutte le corazze angeliche, ma in realtà sotto sono molto brutti. Sono fatti di carne, ingranaggi. E non me ne ero accorto. Ok. Ok, vado in doggo mode. Non vado in doggo mode. Oh. Dai. Dov'era? 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 Eccolo. Tra l'altro l'ultima evocazione che farà mi piacerà molto perché... Vabbè, siamo perde. E via il braccino, dai. No, no. E molla, su. Ah, non posso andare ancora, peccato. Pensavo di poter. Vabbè. Ok. C'è un... Sto perdendo batuffoli. Vaffanculo. No. Dai. Che palle. Via. Via pure l'altro braccio. Ma ovviamente è molto chill comunque. Non è... Non ti... Che è successo? Non ti fa per niente malissimo. Ok. Non mi ricordo. Era il corpo. Affanculo, che male. Tacci due deginto dice. Musica bellissima.
l'ultimo era di qua. No! Che c'ho un pelo di vita che mi tocca, mi sciotta sto stronzo. Mortacci due. Eccomi, eccomi, eccomi. No! No, c'ho un HP! Porca puttana, quel vento di merda! Ma sbaglio, ho detto Suka, può darsi. Può tranquillamente può darsi. Perché le boss fight di Bayonetta sembrano semplici, ma in realtà sono un continuo puttanaio di roba che ti arriva addosso, che devi schivare, che devi vedere. È un casino. Corro, sono un doggo velocissimo. Dove sono? E poi non sono un dog, in realtà si trasforma in una pantera o un ghepardo, ma vabbè, avete capito l'antipano. Che cazzo? Dai, cucciolo de mamma. Il cameraman, come al solito, sempre un point con la telecamera, sa dove mirare. Questo qui è il demone più stupido di Bayonetta, perché è letteralmente stupido e mena solo. Ci sarà un momento in un gioco in cui mi pare che si metta a giocare a pallavolo con un nemico, non chiedete. Bayonetta, quando evoca le braccia, effettivamente è il demone che tira i pugni di una... Sì! Tecnicamente sì, è molto stupida come... Oppure fa entrare le braccia in dei portali. Questo è il doggo che abbiamo tirato prima. No dai, povero. E non è che non hanno niente da fare, che è tipo il lavoro loro. Se loro prestano i poteri, Bayonetta adesso gli sta mandando uno degli angeli quelli, uno degli angeli quelli big. Ecco, e la sua faccia in realtà è quella lì, che è tipo tutt'altro che angelica. Sì, state vedendo un angelo che piscia. Sì, benzina. Tanto questa cosa mi ricorda tantissimo il Cavaliere Oscuro. Mi ricordo tantissimo il momento di Joker quando non esplode la roba. L'hanno preso da qua, per forza. E vabbè, tanto quando vanno con i capelli così lunghi vuol dire che vanno in modalità da battaglia. Vanno in rage tipo. I didn't make any time for pillow talk. Quel povero Cristo lì. Tecnica.
praticamente sì, ovviamente ne esistono. Madonna, che schifo quelle scarpe, porco dio. Ne esistono ovviamente altri di quel genere, però sono proprio, sono quelli, sono i big one. Non sono così comuni come possono sembrare. Ah, solo oro. Ah, perché ho fatto, cioè guarda, combo e tempo ho fatto platino. Porca puttana, che vita di... Ma sapevo, lo facevo la volta scorsa. Non lo voglio fare Angel Attack, mi fa caccare. No. No. Non lo voglio fare, no. Dammi i soldi piuttosto. Piriri, piri misteri. Bellissimo come sia una versione modificata di Fly Me to the Moon, soltanto fatto in chiave di Bayonetta. Route 66. No, no, questo è 666 in inglese è 666, tipo, vabbè, il genere. Mi sa che 100 non è, non è 100 o è 1000, no, quello è 1000. Io non parlo inglese da una porca puttana di vita. Tecniche, dammi il mio pipistrello, perché no, non forma pipistrello, questa roba è tipo De Cristo. Perché se quando ti colpiscono, tu puoi comunque attivarla per non prendertelo. Certo, mo un po'... E là. Non è questo. Devi ai danni che ti prendi. Diciamo che è un parry ancora più perfetto. Per questo io molte volte mi prendo delle pizze, perché li faccio con quel tempismo lì e il mio cervello dice no. Cioè il mio cervello, il gioco dice no, non hai la skill. Non puoi, non è fattibile. Adesso dovrebbe esserci un miglioramento delle schivate. Lo sappiamo tutti che non è così. Oddio, sto per... Mi fate usare i pattini, Gesù bambinello? Si perria meglio. Che ha fatto? Bridge in these heels? I don't suppose I can call a cab to get me to the island. Tra l'altro c'è Bayonetta che sta andando sull'autostrada a piedi. Oh, che bellini! Ovviamente. Questo a prendere il culo, perché lei ha appena detto farmi l'autostrada con i tacchi. Che palle, sta sprintando dietro una macchina. Due piotte, dice, porco dio, ci sta raggiungendo, buona! Questi soldati, questa è la città in cui siamo, si chiama Vigrid. È la città che più è vicina sia al paradiso che all'inferno. Ecco perché infatti non sei diventata prima cane, vabbè. Leopardo, ghepardo, che cazzo è? È la città che è più vicina a questa roba. E quindi ci stanno ste guardie, perché... Sta scena, ma sono bellissime le cazze, fatta a cuore ovviamente, vabbè. Perché questi lavorano per la controparte delle streghe. Ci sono le streghe di Umbra e i saggi di Lumen. Le streghe lavorano principalmente con i demoni, i saggi con gli angeli. E questi proteggono. Perché la live ora ha il massimo di 360p. The what? No, c'è 720 piso. No, chiamasi fonte. Aspetta, vado da un altro. No, perché che cazzo? Vado da un altro ente? No, no, c'è il 720p. What? Prova a refreshare, magari. Non lo so. I figured I'd beat you to the island. But the guards had another idea, didn't they? Not really my best plan, huh? You think you've got me figured out? Madonna, don't che bella. You? Io probabilmente sono un simp di Bayonetta, ve lo dico. Cioè, io veramente Bayonetta. Dominami quanto vuoi, signora. Mami, sorry, mami. You know where I'm going before I do. Yet you don't seem to know how to drive a car in a straight line. What am I? A chauffeur?
Cheshire, do you have any idea what prolonged walking in this salty air will do to my hair? Well, I tend to use some product when I go to the beach. Vedete come comunque si preoccupa per la bambina, perché sembra che è sborona, ma in realtà è buona. Non mi ricordo questa cosa. I'm getting the distinct impression I'm not wanted on that island, but I love it when people play hard to get. Che è successo? E là? No? Marca puttana! Ehi! Aspetta, arrivo! Mi hai rotto il cazzo tu qua! Mori! Mi sono dimenticato. Grazie del padre eterno. Affanculo. No. Aiuto! Io col platform su baionetta sono una merda. Ok. No. Ok. Hai risolto, Fiar? Perché più che altro non ho idea, perché magari era in auto e te lo metteva solo a 360p. Che cazzo sta succedendo? Va... Oddio, ci sono tre Joy! Che bello! Aia! Oh, buone, puttanoni angelici! Mannaggia! Porca puttana! Ah, mamma mia, che merda! Allora. Perché? Perché Joy è un mob base. Adesso vi faccio vedere come le tortura. Da, meglio non posso dire. Approvo questa animazione tantissimo. Lemmi, porco Gesù Cristo. Mortacci vostra. Mettiamo un livello in mezzo all'autostrada. Che divertimento. Madonna delle macchine. Aio. Tra l'altro usano tutte le armi di baionetta. Mortacci due. È inutile che scappi, eh. Mamma mia, che parto! Sono morto. Mi hanno colpito più le macchine che loro tre. E tu chi cazzo sei?
L'ho completamente rimossa sta... Ma che bello! E qui... Questo è anche uno... Sì, questo è quello di Giorgio palesemente. Fai fuoco... Ok, va bene. Va benissimo. Non so. Ah, questo è semplicemente per... Mamma mia. Che puttanaia. Però è molto più giocabile questo che molte altre robe che... È un po' puttana. Ma io non ho capito, ma che cazzo si erano fumati? Quando hanno voluto fare sta roba? Ma che? Ah, schivando le macchine vado in... faccio un... posso fare la schivata a tempo, mi sa. Porco madonna, non l'avevo visto, ecco, guarda la chat. Ma devo rallentare perché c'ho lo stronzo dietro per... Madonna. No, forse stanno chiudendo tutto. Sono abbastanza su... sono abbastanza sicuro. Che puttanaio. Va a cagare. Tanto, ah, vai proprio in derapata brutale. Non mi chiedete perché non ho idea di che cazzo sto facendo. Ma che è Michael Bay sta parte? Ok. Tanto ho un pedo di vita, mi colpisce qualsiasi cosa e la fine. Madonna. La musica è comunque gasatissima. Hanno fatto una musica apposta per questa parte, non me lo dico. Arca Madonna dell'angeli di me. Che cazzo era? Era una macchina, mi sa. Posso passare tipo qua sotto facendo... No, ok. Va bene. Decine di guida quelli. Sì, questo è quando vado a fare le consegne. Io più o meno è così. È un attimo. Madonna puttana. Come si mi era così? Ho preso platino. Non so neanche io come. Ah, c'è anche il salto. Me l'ero completamente... Ui! Me l'avevo completamente dimenticato. Madonna. Che cazzo sei? Vado. Mamma mia, ma sì, ma quanto è lungo sto ponte? Ma chi cazzo l'ha fatto? Questo era in Italia, già era crollato da 2 minuti. Ma che cazzo? Ni! Ma posso... Aia. Posso passare nell'altra corsia? O è vietato? Tipo, faccio tipo... Ui! Ok, no, va bene. Calabria CC. Solo. Tanto sta sparando mentre fa tutto. È macchina... Ok, va benissimo. Sì, ma non potete demolire un'autostrada perché sta passando Baionetta comunque. Mi sembra un po' irregolare. Madonna. Ma quanto... Mi immagino gli speedrunner durante sto momento. Ehi, Peppe, mannaggia.
Mannaggia. Buonasera Pepe, come stai? Un attimo che mi devo grattare. Questo spunk boy. No, 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 no. Ok, sospetto che se quello rimango dietro è su cazzi o li sfonda direttamente Bayonetta. Niente. Via dai coglioni. No, no, no. Aia. Come stai? Bello. Ne. No, sto con un petto. Che cazzo sta succedendo? Ma. Aio, che dolore, che cazzo. Cosa? Sono morto. Ma non ho capito, va bene. Va benissimo. No, mi ha buttato di sotto. Ma vaffanculo. Ok, 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 ok. È una cosa che va fatta bene. Un altro giorno a Vigrid. Parte il meme di Attack on Titan. Dove cazzo devo andare? A destra, forse? Sì. Allora. Ma adesso non è neanche autostrada, siamo. Boh. Mi insegue la pulizia della strada. Siamo tornati. Non proprio. E quello che cazzo dovrebbe significarmi? Ah, proprio. Ci manca. Ma ha infartato il gioco. Ma poi è tornato sulla macchina. Lo. Ben tornato, Pepe. Come stai? Fiero con la moto della. Te le fai ste cose, dai. Mi immagino via che va in giro ai palazzi. I know you don't want me here, but you really could have been more subtle about it. Oddio, tre Goliath. No, sono più piccolini. Ah sì, questi sono i baby. Questi sono i baby Goliath. Non mi ricordo come si chiamano. Braves. Ok. Fine by me. Quella. Ho un HP. Bunny. Sono morto. Non so cosa mi abbia colpito, ma sono morto malissimo. Comunque si vede una differenza di qualità del gameplay da questo a quello che ho caricato su YouTube. È incredibile. E mi stavo un attimo distraendo. E va Fank. Ah, è vero perché siamo già in Sabbath. Non ce l'abbiamo il rallenty. Buonanotte, Arlok. Grazie mille per essere stato con noi. E buona sopravvivenza per domani. Affanculo. Che cazzo fanno? Che è Jojo Bose? Ah, no, ok. Dai. Ecco, adesso bevo, Pepe. Affan. Oh, ma come cazzo mi stai colpendo? Vabbè, qua tranquillo. Ma che cazzo è? Ma ogni tanto che c'hanno i
Dai, su, accuccia. Ok. Va bene. C'è un quick time event. Dai, intanto facciamo anche il baby. È rimasta altra del... La cosa c'ha due... Madonna, che odore di zu... Ne do bene. Sta lì da... Non lo so, forse una settimana. Vabbè che è zucchero, quindi non va male. No, non è Red Bull, è peggio. Perché è quella tarocca. La Red Bull dell'Eurospin. Invece di metterti le ali, ti mette le ali per andare sulla tavoletta del cesso. Se te la bevi sta roba, ti fa fare un cagotto a fischio, vai. Devo ascendere. Devo accendere questa roba perché mi sto morendo di caldo. Oh, ti metti le ali di polo, sì. Ti mette il cagotto. No, va. Vabbè, il cameraman, mamma mia, io lo adoro sto cameraman. Siamo in paradiso. Scimmettero dei ricordi. Ci hanno intrappolato in paradiso. Jesus, comunque, traduttori, non è Dio mio. Però vabbè. Ogni tanto Bayonetta gli parte il... Bayonetta calmissima. No, il paradiso... Vabbè, fammi sta zitto. Allora, tecnicamente noi abbiamo anche gli abiti nuovi. E gli abiti nuovi vanno con le armi. Fammi azzeccare. Ci abbiamo... Oh, che bello! Ci abbiamo le orecchiette da gatto in fiamme. E la coda di fuoco. Ah, va in base, mi sa, al... Eh sì, va in base all'elemento. Se siamo elettrici, cambiano. Figata. Figata, figata. L'altro non me lo ricordo. Questi sono i pattini. Io i pattini, ve lo giuro, non mi ricordo come cazzo si usano, ma... Giustamente abbiamo il tutù con i pattini, perché vabbè, siamo con i pattini, quindi, hey, dobbiamo avere il tutù. Voglio disattivare le orecchiette da gatto, però, perché a me mi fanno cacare. E vi faccio pure questo. I pattini non mi ricordo che facevano, a parte appunto pattinare. Io voglio i videogiochi e gli anime, vabbè. Se esiste, molto probabilmente ci saranno, tranquillo. Non cambia l'animazione con i pattini. Seria. No. Peccato. E con i pattini qual era? La combo. Ok. Fa questa cosa. Scusate se sto un attimo studiando le combo, perché non mi ricordo un cazzo. Questa è la cosa. Ok. Uno, due, tre, quattro. Ok, uno, due, tre. Ah, è giustamente l'evento ghiaccio. Che bella, diventa tutta bianca. Vabbè, andiamo. Li proviamo un po'. Ne. Che merda il paradiso comunque. Madonna, sta cosa. Il mio cervello. Io. Ah, vamo. Uno, due, tre. Vai, vai. Next time.
Ah sì, adesso ci abbiamo una schivata quella bella. Fanculo. Come cazzo mi hai preso? È molto tranquilla come cosa comunque. Oh madonna, Dio, mo mi farà malissimo la testa questo coso. Vabbè, più avanti. Ah, l'altro, la breakdance fa pure sta roba particolare. Bello. Di qua non posso andarci? Eccolo qua. Questo è un disco dell'arma che non mi ricordo, perché c'è un'arma segreta per questo livello, ma sinceramente non me lo ricordo. E comunque, che mi racconti di bello, Pepe? Come stai? Come va de recente? Bellissimo comunque. D'altro cambia la versione Gepardo? Leopardo, per quello che è, sapete, ormai devo informarmi su che cazzo è, perché non me lo ricordo. Non me ne sono mai particolarmente informato. Comunque saluto l'amico della mia classe di mettere il follow. Oh, grazie mille, bello. Grazie mille, grazie mille. Che tra l'altro adesso io lo dirò a tutti i membri della nostra community. Siamo associati, affiliati con HRK. Se chi vede punto esclamativo HRK, vi apparirà un link dal quale, se voi acquistate sul sito, totalmente in modo... cioè, cliccate sul link, andrete sul sito di HRK per le chiavi. E se appunto tramite questo link acquistate qualcosa all'interno dello shop, ci navigate, a me mi supporterete in modo completamente gratuito. Praticamente mi danno 2 euro da una percentuale dagli acquisti che fate. Tutto lì in modo completamente gratuito, a voi niente. È figo, sì, perché effettivamente è la prima, tra virgolettoni, così è la prima, non dico collaborazione, però è la prima cosetta un po' seriuccia. Poi ovviamente in futuro, se la cosa va bene, ci daranno codici sconto, giveaway di chiavi, vabbè, se sa come funzionano ste cose. Tra l'altro ho visto che qualcuno ha fatto un acquisto tramite il link. Ero tipo fierissimo. La challenge, la challenge, la challenge. Vediamo che challenge c'è. Ma veramente per i pattini non c'è un'animazione unica? È un peccato. Battaglia extracorporea significa? Ah, devo uscire dal corpo. Fanculo. Che merda. Questa è complicata. Questa è complicata. Questa è complicaticcia. Ma visto che voi fate i cancri, lo faccio anch'io. Una delle armi più rotte del gioco, la katana. No, com'era per cambiare? Ah, ce l'ha anche, ce l'ha con tutte le armi che forse vanno in mano. Perché la katana è bellissima, perché fa una... tra l'altro c'ha pure un'altra mossa, ma è tipo messa più per flavor che per effettivamente farci qualche cazzo. Another world, baby, kiss me. Bellissima musica. Vattene a fanculo. Arca. L'animazione d'attacco della katana mi ricorda lo Zawardo. Perché? Perché fa quel...
Ah, è vero, perché fa da dio in fuori. È vero, è verissimo. Non ci avevo fatto caso. Sì, però qua bisogna un attimo far capire chi, perché questo è il problema, che non sei tu soltanto il bersaglio, è anche quello che cazzo ti lasci dietro, ed è un problema. Cucci, Fly to the moon, let me play among the stars. Mortacci, due De Quinto dice. Ma poi guardali, non si stannano con niente. Non si stannano neanche a pagarli. Bastardi. Maledetti Hikide puta. E come fai qua? E devi colpire tutti, un po' tutti, e fare l'ognara gnara. Ma dato posso rientrarci quando mi pare, no? Guarda, non gliene frega un cazzo. Faccio cancro. No, buono. Accuccio. No. Buono. Essa. Va, vai a cagare. Let me play among the tuamar. No! Quella! Vaffanculo, baionetta. No, dai! Non volevo que... Allora, baione, porca puttana, però, eh. Stai prendendo tutto quello che non voglio. Mamma mia, stavo vicinissimo che mi colpiva. Vaffanculo. Ma quanti cazzo siete? Buonasera, Fatal, come stai, bello? No! Quella! Mortacci vostra! No, stava fuori cam, porco dio! Niente, buonasera a tutti con me. Comunque penso che Baglionetta... Ah, io non sono più il giovincello di un tempo. Il mio polso comincia ad avere un po' di età. Mi fa male tanti. Vedo che si... Sì, qui si mena fortissimo. Allora. Ok, non te ne è fregato un cazzo dei colpi. Bro. Mannaggia la madonna. Di qua. No. Tu vai a cagare. E vaffanculo. No. Ah, è vero che la tromba è un fucile a pompa. No! Oh, no! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai!
Ah, è vero che non lo posso. Quella. No, no, baglio. Porco Dio. Let me play among the stars, brigade. No, ti ho visto. Bastardo. Perché poi te li fanno spawnare dietro. Mi ammazza di tutti quanti. Buonasera Evil, come stai bello? Dai, dai, avvicinatevi bastardi tutti qua. Mamma mia. Dai, avangu. So. Mi ammazzati. No. Mamma mia. No. Sono morto. E invece? E invece? Aspetta, Boni. Scappa! Li ha ammazzati. Quella. Oh, è un'altra interrogazione, quella che era di inglese, tipo. Buoni, eh? Come sta laggiù il me stesso? Devo batterli tutti. Le cose verdi sono la mia vita. No, questo no! Questo è infame! Mannaggia! Mi ammazzo, via. No! Mortacci tua! Vede! Meno male! Che culo! Ah, sempre con un HP! No! Oh, meno male, sono contento. Com'è andata? Non me ne frega niente che ho fatto bronzo. A me mi piace giocare perché è l'adrenalina. Madonna, che sto avendo un infarto. Peso 8. Oh, complimenti. Meno male che almeno qui c'è qualcuno che studia e che prende i voti belli. C'è un principio di infarto. Ah, è vero che siamo sempre qua comunque. C'era da qualche parte un sciccaretto, mi ricordo. Ah, non già l'ho preso. Dai, dai. Meno così tra un po' ti fai il bel Natale, te lo fai bello sciallo, bello tranquillo. Per chi se lo stesse chiedendo, siamo in paradiso, eh. Ah, è vero che sono troppo lento. Niam. Vabbè. C'è il mio cane fuori che ha fatto un muro del pianto. Buonasera, Kerox, come stai? Bello, benvenuto in live. Alla fine l'hai preso Super Cane Magic Seagull? No, ma ce l'ho lì nella lista dei desideri. Appena voglio portarlo in live, perché sicuramente o lo porto sul canale o in live, lo compro immediatamente. Che mal di testa che ho. Non ci si... No, no. Come era? Ok. Tutto bene, tutto bene. Oggi il lavoro è anche stato molto tranquillo, stranamente. Nonostante ci siano le partite. Nonostante ci siano le partite. No, vaffanculo, non l'avevo visto. Oh, che bello che c'ho la schiva da quella bella. Che bello.
Diciamo che novembre è tipo fottutamente pieno di partite. Ecco perché ci danno dei bonus a noi corrieri. Ah, fanculo. Gnion. Finiti. No, aspetta che qua mi ricordo. Madonna. Prossimamente gioca la nazionale. Ah, domani sera e domenica nient'altro? Perché ho visto che c'era pure domani la partita. Mamma mia, la mia testa. Non pensare che stai... Sporco puttano. Che... Buah, baionetta sbratto dappertutto. Anche se la gente, lo sai che quando sta... Cioè, allora, fa tipo prima della partita... È un puttanaio, secondo me. Durante la partita non ordina un cazzo di nessuno. E forse dopo. La Formula 1 in Messico. La Formula 1 mi potrebbe molto probabilmente se la vedrà. Devo ricordarmi tutti i segreti, perché qua c'è un'arma segreta. E tanto a me il cervello cazzo mi serve. Ah, pure! Bella! Dai! Su, vada via il Q. Non ho capito... Ho fatto un po' cacare, sì, lo ammetto. Sì, lo so, Baio. No, Baio, devi usarla. Ah, no, sono un coglione, fermi tutti. Voi pensavate. Alla fine, Fatal... Ho scoperto, tra l'altro, per chi non so, ripeto, siamo in collaborazione, come si dice, siamo a fare cosacce con HRK per le chiavi, scrivete punto esclamativo HRK, appare un disclaimer. E ieri alla fine ho scoperto che la connessione effettivamente è Eulo che per tutta questa settimana faceva lavori sulla linea e la notte staccava e riattaccava le cose, e oggi l'ho chiamato e ha fatto, no, stavamo facendo dei lavori, per questo che... E io stavo lì tipo, e dirlo? Chiedergli, boh. Cioè, dire che state facendo dei lavori alla linea, mortacci vostra. Tra l'altro mi hanno fatto resetta pure il router. Vabbè, baionetta ovviamente come, deve, come lo usa un palo. Come la usa una roba del genere. No, telecamera. Sì, ma era solo lì. Sarebbe stato sì, sì. Sarebbe stato, sai, una cosa sensata dire, ehi, stiamo facendo i lavori alla linea e la sera stacchiamo a cazzo il router. Ah. Grazie. Fanculo. Mi dice, quella è sempre la camera è furbetta su baionetta. Corro. Vado. Tanto vedere Vigris in tutti sti vari altri... colori, ambientazioni belli. No, mi sa che adesso c'era. Cosa mi vuol dire quella roba? Ah, c'è pure uno di questi stronzi. Vieni qua. Ehi. Vabbè, bro, però... Ritirate veramente, perché... volevi!
Madonna, adesso con sta schivata nuova posso ricominciare a giocare a Bayonetta. Dai, dai. Dai, dai. Dai. Tranquilla, amore, l'ho visto fare in 50 sfumature di grigio. Sta scena mi ricorda. Non lo so perché. Bella. Dai, via dei coglion. Su. Che palle. Dov'era l'ultima che non me lo ricordo? Vabbè, dai. Gna. Su, dai, via dai coglioni. Cane di merda. Mi sa che non è morto però. Per poco. Non ho capito chi l'ha ucciso o cosa, ma non mi chiedo. Non c'era qualche segreto qua, tipo... Non lo so... Sono dubbioso. Non c'è nessun segreto. Siete sicuri? Mi fiderò. Che tra l'altro mi hanno fatto anche resettare il router gli stronzi Fatal. Perché me l'avevo. Perché abbiamo provato a riavviare il router, però l'abbiamo sputtanato. Deve resettarlo. Ah. Va bene. Grazie. Vuoi anche una fetta di culo? Non lo so io. Che io stanotte non l'ho toccato perché ho detto vabbè, metti caso che tocco, faccio un puttanaio. Però ci avevo pensato a resettarlo, un cazzo. Io stanotte sono stato 2 ore e mezza a capire, a sperimentare, a fare, per poi farmi sentire dire: guarda, i problemi che se staccava a cazzo, molto probabilmente eravamo noi che te staccavamo un router. Ah. Ok. Se me lo dici così. Oh Cristo, ste arche di merda, no, l'avevo tolte. Questo è uno dei miei top nemici che io odio di Bayonetta. In tutta la saga. Kinship. Sorella. Però me l'ho fatto sapere. Sì, sì, io che bestemmiavo fortissimo. E adesso ci arriveranno immediatamente addosso i razzi. Punto. Ma che... Oh, Bunny! Noggio la madonna. Com'era? Questo, porco. C'ho un HP. Non ci arrivo! Ma vaffanculo, ma da sotto il... Ma ha attraversato il pavimento. Che schifo. No. A sto giro col cazzo che mi... Non ci arrivo, invece sì. Ma ora. E non solo. Uno. Buonanotte Fiar, grazie mille per essere stato con noi, bello.
buona sopravvivenza per domani. Quella. No. Ma vaffanculo. No, tu. Ora. Ora. Ma tecnicamente mi sa che ma rimane il cadavere. Sono uno stupidino. Non mi ricordo che cazzo era l'arma de qua. Assolutamente non mi ricordo che arma. Navi sospese. Vai. Più veloce che sai. Son pan di zenzero. Acchiapparmi non potrai. Messia. Ci manca un pezzetto però. Prendi la cosa. Grazie. Ci manca, mi sa, un disco. Un pezzo di disco. Vado. Non chiedete. Messia, no. Questo è soltanto per avere il platino. Mio. Platino. Che tanto potete fermarvi a mezz'aria, ma questo è un piccolo cheat, meglio non farlo. E vaffanculo, ma così Joy? Quanto mi stanno sul cazzo. Mannaggia. No, ho fatto lo sborone. Porca puttana. Ok. Oh, Bunny! E che cazzo? Perché queste sono letteralmente delle baionette, fanno tutto quello che sappiamo fare noi. Dai, un po' di fanservice è comodo, dai. Su. Dai. Dai che il fanservice... Che cazzo te moltiplichi? Che è un'ora che ve sta a menare mortacci vostra. E di chi non vuol dice. Sì, l'abbiamo visto tutti, ma è baionetta. Bella. Allora, te lo faccio pure rivedere se lo vuoi. D'altro sotto vedi, loro sembrano bellissime, ma sono fatte tutte di muscoli, meccanismi. Ecco, bravo. No, volevo. Oh, hai rotto i coglioni. Beh. I Jap quando possono, ovviamente. C'è San Angelo che si chiama Gioia, che non lo fai. Si sa. Non è qualche segreto? No secret for us. No. Vado. Porca madonna, che infarto. Ma sei scemo. Tu sei tutto matto. Non è che là c'è un passaggio segreto. No. Che cazzo. Era Poscu. Affanculo. I've had enough.
È un uomo di cultura, eh sì, ovviamente. Bravo. Ma io uso di più. Altri. Ah, eccolo l'ultimo disco, dov'è, mi sa. Aha! Che cos'è? Non ho ricordo di questo posto. Per fare una citazione a Gandalf. Infatti non capisco. Andiamo a vedere subito. Ce l'abbiamo qua. Entriamo e vediamo. Another LP? Working me to the bone. But no need to pity me. I was bored anyway. Facciamo ASMR con le ossa. Ah. Ma c'è la cavalcata delle Valchirie. A good one this time. You rarely get to lay eyes on this one, I tell you what. Ma sono. Ah, questi sono dei Tonfa Bazooka. Me li ricordo. No, non sono solo sono anche dei Tonfa. Sono quelli che ho qui di le botte. La cosa più bella è il rumore che fanno quando si rompono. Curioso che tu sappia tale rumore, però. Va bene. Usciamo, li proviamo subito. Li proviamo. Sembra a sculettare Baionetta. Dai! Dato stasera sto anche con il maglioncino rosa, bellissimo. Con Onello Kilgore, la sadica campagna di morte che ha condotto sul campo di battaglia in Vietnam ha garantito al Onello Kilgore un viaggio di sola andata per l'inferno. Tra l'altro, ah, c'era la cavalcata pure delle Valchirie fatta apposta per la guerra. Ma che bello! Let's dance. Ok. Che bello! Questo che fa invece? Ah, speravo sparasse dei colpi di bazooka. Non fa la sfuriata. Però spara. Ah, però fa un uppercut col coso. Ma che bello lo Stinger! E se lo tengo premuto spara pure. Bellissimo! No. Però giustamente questa è proprio un'arma. È un'arma proprio da fuoco brutale. Quindi non è che dici fa le cose. Ho dovuto rompere molto. Ecco qua. Ecco qua, Evil che si è. Ma questa va anche sui piedi? Domanda. Le posso mettere ai tacchi? Se vedessi una donna con dei bazooka alle caviglie, probabilmente cadrei pure io, eh. Ah, ok, ne fa solo due di colpi, però quando fa la lap dance. Ok. Mi sa che mi si è scaricato il controller in diretta. Si è scaricato il controller in diretta. Che
devo attaccare. Madonna, giocare con questo adesso è un puttana, vabbè. Giusto perché volevo continuare un'altra mezz'oretta. C'ho la batteria comunque del controllo della PlayStation 4 che ormai... Dire che dura un peto e fagli un complimento. Tutto osservate Tra l'altro spero che funzioni. Sta continuando a vibrare. Dai. Solo Madonna, veramente così poco. Porca puttana. Aspetta. Piano di riserva. Ma sta continuando a vibrare da solo. Non è comprendito. Hanno fatto bene. Ma cazzarola. Vabbè che ci ho giocato tutto oggi pomeriggio a coso, a Valhalla, però... Porca vacca. Ok. Sta vibrando anche questo adesso. Ma perché vibra? Ma mi sa che si è glitchato qualcosa in Bayonetta, eh. Perché cazzo sta vibrando? Vabbè, aspettate un attimo. Ma perché sta vibrando a caso il controller? Ok, si è fermato. Tra l'altro mi sta facendo crashare il PC, fermo! Raga, mi sentite? Allo? Mi sentite, spero, no? Mi sa che non c'è più il video, ma ci dovrebbe essere l'audio. Il controller mi ha fatto... Sì, no, è... non mi sentirete neanche più adesso. Il controller ha fatto crashare il computer. Ha glitchato tutto.
Allora, ci siamo. Sì, fermi, perché quando voi non avete idea di che cazzo ha creato. Mo vi spiego. No, non continuiamo. Scusa, gioco. Devo andare un attimo sotto al computer, Fermi tutti, che questo è come lo schiocco di Thanos. Voi non avete idea! Praticamente ho provato ad aprire le impostazioni di Steam del controller. Adesso vi racconto. Ho provato ad aprire le impostazioni del controller di Steam. Mi si è aperto a schermo intero, mi ha occupato tutta la CPU, il disco e la GPU. Tutta. Infatti il live si è sputtanato tutto. E continuavo, ogni tanto voi mi sentivate perché ovviamente c'è stava ancora la live, però questo continuava a vibrare all'infinito. E a un certo punto mi ha fatto blue screen. Qualcosa è andato male, me ne sono accorto. L'altro controller maggiore Thanos, sì Axel, sì. Qualcuno deve farlo, cioè, alla fine ci deve stare sempre qualche cosa, Ci deve stare sempre, comunque sembra che non sia crashata la live. Io adesso non so se vogliamo continuare altri 20 minuti. Però porca puttana, raga, mi ha spezzato il computer in due. Un glitch di bug, perché penso fosse un bug del controller, perché si era scaricato mentre vibrava, quindi ha mantenuto l'input. Un glitch di Bayonetta mi ha aperto il computer in due. Vabbè, e apriamo Bayonetta, ci facciamo altri 20 minuti. Ma io non ho parole. Sì, è colpa di quell'altro controller come minimo, Ma che cazzo vuol dire? Cioè, devo proprio capire come ha workato il bug. Come è andato, devo capire. Proprio in ambito hardware, che cazzo è successo? Tanto non mi sta prendendo Bayonetta pure. Ha resettato ad Halo. Il controllo ha deciso che una live normale non la puoi fare. No, ogni volta qualche cazzo ci deve stare ogni volta. Porco Dio. Allora, vediamo se adesso dobbiamo fare. Allora, me l'hai preso il controller? Ok. Vediamo. Era andata tutta liscia, porca puttana. Che palle. Si vede che il riconoscimento l'ha mandato. Sì, perché si vede che quel continuo vibrare mandava infiniti input e l'ha spaccato. L'ha proprio rotto. Stavamo vedendo le combo delle gambe. Tra l'altro abbiamo anche il profumo che ci cambia. Profumo per le streghe composto da fragranza unica. Ti vestirei in costume perfetto per il colonnello Kilgore. Ho missato il profumo? No, ce l'ho. Sono cieco io? Non vedo delle differenze. Forse è solo se mentre lo tieni sulle mani? Ah sì. Ok, tipo cacciatore di streghe. Niente di troppo peculiare. Non vorrei vedere le tette, ma il cappello. Ok.
Lo lasciamo sui piedi perché, perché mi incuriosisce sui piedi. Sì, il cappello vogliamo. Bellissimo. Ok. 1, 2, 3, 4. Belli, lo teniamo. Ah! Oia! Ma c'è. Cos'era? Ti incuriosisce ovviamente. Agna! Uè! Chi c'ha bisogno? Ma non è che c'è qualche se... Che Cristo! Poro poporo. Poro poporo. Vado! Sono velocissimo! Io sono velocità! Gnum. Bellissimo tutto, tipo luna. Ah, ecco, infatti siamo ritornati qua un'altra volta. Non volevo le vedere bene. Ok. Ma sei veramente un... Il golem, vabbè. Prende qualsiasi forma. Dai, cazzo, devo schivarti bene a te. Schivo troppo presto. Bella. Volevi? Non lo secco. Non due mani, giustamente. Bravo, cameraman. Ve l'ho detto che non è propriamente intelligente, no? Platino, tra l'altro. Il cameraman è troppo avanti. Il cameraman sa troppo. Core... Ah, abbiamo un po' più di vita, dai. Che per io che faccio molto in fight è buono come l'oro. Ah, beh, ci è rimasto male che non è riuscito a fare la schiacciata. Ah, mi sono perso un paio di fight. Bellina piccola Ceresa. Tanto quando lo finiremo ci sarà l'ultima challenge che è incredibile. Farsi tot piani del paradiso affrontando nemici con una sola vita. Quello sarà bello da fare. Evil, sei pronto per domani sera? Sei pronto? Are you pronto? Arca Eva. Non so se voglio farlo. Vogliamo farlo stasera? Vogliamo cominciarlo 10 minuti e poi saltiamo tutto? Ovvio, bravissimi. Tanto ho creato tipo il canale apposta sul Discord. Tanto questa è tipo tutta trama, quindi penso che vedremo ste cutscene e poi saltiamo.
No, non alle 8, Evil. Alle 10. Purtroppo alla fine mi hanno dato il turno, quindi io mangerò dopo che finiamo la sessione. Torno a casa, vengo subito su Discord e mangio dopo. È stata uccisa da Chan. Cioè, stava affrontando Chan. Chan? Cereza? The little one? The little one sei tu, zia. Ovviamente non potevano mancare i tentacoli. Tentacles. Why did it have to be tentacles? Bellina lei. Oh, ma che è? Ma è la festa del mignottone qua, ma... Mannaggia, Eva. Bani? Culo. Se sono innamorati quando hanno messo questo nemico, lo spammano fortissimo. Ma tranquillo, ci sta. No, perché inizialmente avevo detto che magari potevamo farla dopo scena se non mi davano il turno, perché così semplificavamo le cose un po' a tutti. Però appetite, un po'... Fammi sta zitto. Mi ricordo che qua... Che ci fosse un segreto. Forse da qua. Bella Madonna. Tra l'altro potete saltare anche in testa. Ah, è vero, il salto in testa con sta roba è incredibile, perché faccio i razzi. Così è tipo pusillanime. Sì, ok. C'era una cosa strana, come si faceva? Era tipo... Non mi ricordo come si faceva. Oh.
Ah, così, ok. Beh, stai, che cazzo ci frega, tanti razzi ce l'abbiamo finiti. Porca puttana. Si fa facendo ok, sì, si fa facendo così. Manca un ingranaggio. Proviamola. Questa non la uso pochissimo. Devi prenderlo, baionetta. Volevi? Non ho capito che ho fatto, ma... va bene. È come nei picchiaduro, smesciate. Se vedete che entra una combo, fatela. Poi come esce, esce. Non c'era nessun segreto qua. Neanche là sopra. Ma vaffanculo, ma una siringa di merda, ma non ci faccio niente con la siringa. Io questi li adoro proprio. Sono i miei nemici preferiti. E vai a rompere i coglioni. No, questi con la cosa da pipistrello li affronto molto meglio. Ma davvero? Ma che cazzo stai di? Bellissimo. Vabbè, che... da Reeves che potete aspettarvi. Cioè, quello è un uomo ogni 100, nasce così. È come... che ne so, anche Jim Carrey. Jackie Chan, sono proprio quegli attori che sono tipo piccoli dei a modo loro. Tutti gli sta... beh, ma immagino. Tanto dovrebbero sta fa anche già il quinto. Penso sia il T9. Perché fa John settimana? Cazzatissimo. Vado, dunque. Dai, così stacchiamo con sti... No, in realtà è molto umile. Perché alla fine la gente cioè, pensa che un Rolex... cioè, mo non so che Rolex gli ha regalato, però il Rolex comunque... allora, magari per tutti gli stuntman è un pelino tanto, però penso che abbia dei tratti dai soldi che gli hanno dato per John Wick. Mi piaceva far vedere il musino di Bayonetta. Ah, così? Così proprio. Il musino. No, vaffanculo, ma da sotto? Non ci si poteva salire su di lui. Mi ricordo... vaffanculo, quello da sotto è tipo un dito un culo.
Basta! Ah, è vero, perché sono solo le dita, me lo dimentico sempre, sta cacata. Un po' miraculo ce l'hai, eh. Non da sotto. Uno, due, tre, quattro. Ora, 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 ora. Ah, le dita sensibile. C'ha quei ditini. Quei ditini storpietti. Me la sarei potuta cavare meglio, eh. Perché mi ricordo che qua c'era... Mi ricordo che c'era un segreto qua nei dintorni, non so perché. Quello laggiù, forse. Ok. Là sopra non è spawnato niente, giusto? Vabbè, dai, dai. Su. Su, su. Dai. 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 Gì, te prego. Te prego. Dai. 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 Porca puttana, serote de merda. Beyblade, Boyblade. Ma Paladino, di che ho fatto cacare? No, sono entrato. Madonna, bet. Porca puttana. Non guardate perché vi viene da... Mamma mia. Che? Oddio mio. Ah, lascia un segreto. No, no, vai, vai, vai. Baionetta. Baionetta. Era chiusa, purtroppo. Ella. Ella. Eccola qua.
Voglio il segreto. Ehi. No, maledetti. Che palle. Qua è proprio infame messa così, eh. Qua è proprio infame messa così. Uno, due, tre, quattro. Bidi. No, dai, vaffanculo. Sono morto, sono vivo. Piano. Mi ha colpito comunque. Mi hanno colpito comunque. Madonna mia, ma fateli normali sti cazzo di livelli. La mia testa Jezubam. Ma quello è... Quel coso lì... Non ci posso tornare, vero? Non capisco... No, non ci posso tornare... Ma io lo volevo... Non ci posso arrivare con un... Ci proviamo. Ah no, non ci posso proprio... Che pa... Ok, va bene. Quella. Contenti? Va bene. Cucciolino. Che palle, lo volevo quel segreto là però. Speriamo che non era un disco, perché sennò me lo devo prendere offline. Sta facendo un po' tardi. Dai, vada via anch'io. Sì, ma sono morto, eh. Cioè, questo non... Come faccio? Facciamo che finiamo qua. Facciamo che per oggi si finisce qua. No. Questa è la schermata di Game Over, vera. Se la portano all'inferno. Sì, quando c'hai un HP è così, purtroppo. Però dai, cioè... Oggi la connessione... Allora, lasciamo perdere quel cazzo di puttanaio che è successo col controller. Però non è crashata, vuol dire che effettivamente non era... Cioè, io mi sono fatto 18 pippe mentali di merda. E invece era Eolo. Anche se un paio di volte è stato proprio Twitch, eh. Mo, andiamo... Cioè... Non stiamo a dire cose che... Cioè, è stato pure Twitch alcune volte. È stato molto pure Twitch. E che dire, ragazzuoli? Noi ci vediamo lunedì con il finale di Kingdom Hearts, tra l'altro. Molto probabilmente lunedì finiamo Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Potremmo cominciare immediatamente lo 0.2, ma dipende quanto tempo ci impiega. Vi ringrazio a tutti quanti per la compagnia, che come al solito, dato siamo a mezzanotte e mezza di venerdì. Mi fa piacere. E vi auguro una buona notte a tutti quanti, belli. Grazie mille a tutti. Buonanotte, Kaerux. Buonanotte anche a te, Fatal. E buonanotte anche a te, Evil. A tutti quanti, bellissimi. Ci vediamo lunedì. Buon weekend a tutti quanti. Koji Gang fa bang bang, esattamente. Ciao, belli.